Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla carriera della serie di WWE 2K19. Ci eravamo lasciati, diciamo, al nostro primo approccio per quanto riguarda Raw. È andato bene, tutto sommato. Abbiamo dato una chitarrata letteralmente in testa a Elias e adesso andiamo a vedere cosa ci va a dire Kurt Angle. Mi ricordo che è il general manager. Ti sei fatto già parecchio notare. Se riuscirai a sconfiggere Bo Dallas, ti permetterò di sfidare The Miz per il titolo intercontinentale, che lui sia d'accordo o meno. Vabbè, qua lo ringraziamo. A proposito, io do, se The Miz si alzava ad attaccarti, avrai comunque l'opportunità di sfidarlo per il titolo. Sai, diversamente da quanto dicono alcuni, sei un ottimo general manager. Chi ti ha detto che non lo sono? Scusami, devo andare a provarmi per il match. Vabbè, comunque. E adesso possiamo parlare sia con Elias, con Mr. Raj e con Sasha Banks. Allora, parliamo in ordine. Elias, vediamo cosa ci dice. Presto ti arriverà un conto da pagare. Per cosa? Per la chitarra rotta, se capisci cosa intendo. Ok, abbiamo il match secondario contro Elias che faremo in questo episodio. Mr. Raj, vediamo cosa ci dicono. Even if somehow you get past me tonight, you don't have what it takes to be an Intercontinental Stanno parlando entrambi. Champion. Ok. Anche se riuscissi a sconfiggermi, non avresti comunque le carte in regola per vincere il titolo. Eh già, credo che per diventarlo uno debba aver visitato almeno un altro continente. Siamo celebrità, noi ci spostiamo, eccetera, eccetera. Vabbè. Quale sarebbe l'ultimo continente che hai visitato? La Florida non è un continente, è vero, non credo proprio, ma è circondata d'acqua. Non basta per definire il continente. Ok, vabbè. Disse quello che ha appena dimostrato quanto è ignorante. Ok. Vediamo se ci dicono altro, perché appunto ce l'abbiamo sotto. No, non ci dicono niente. Ok. Parliamo con Sasha Banks, vediamo cosa ci dice. Spero davvero che tu vinca stasera e che possa finalmente affrontare Demise per il titolo. Lui e Maryse stanno diventando insopportabili. Potrei essere prima a tappargli la bocca una volta per tutte. Se ci riuscissi, diventeresti la prima superstar ancora in attività a finire nella Hall of Fame. Cominci a pensare al discorso inaugurale. Ok. Allora, io direi di andare con Elias con il match secondario, appunto, e di andare poi al match. Quindi, a quanto pare la chitarra che ho rotto la settimana scorsa non era l'ultima che avevi. No, ne ho una collezione intera. Peccato, speravo di non doverti mai più sentir suonare in vita mia. Ho l'impressione che tu sia pronto a pagare quel conto che abbiamo in sospeso. Quindi, sarei parecchio occupato stasera, ma riesco sempre a trovare il tempo per menarti, Elias. Non preoccuparti, non durerà più di una delle tue orribili canzoncine. Oppure, ho cose più importanti a cui pensare, un match per il titolo intercontinentale contro The Miz, per esempio. Vai a irritare qualcun altro con le tue lagne. Beh, possiamo fare tranquillamente il match, dai. Non è un problema affrontare prima lui e poi Bo Dallas, sperando sempre nella vittoria. Perché non si sa mai, ovviamente non è una vittoria, non sono dei match molto semplici questi, ma comunque ce la si fa. Allora ragazzi, siamo partiti direttamente col match. Benissimamente devo dire, diciamo siamo partiti benissimo. Direi che possiamo dire che siamo partiti benissimo comunque. Possiamo anche fare qualche mossa noi? Ok. Allora, come al solito, qui ci sono delle sedie, mi direi di utilizzarle anche subito. Ok, per favore inquadratura. Siamo nel mezzo tra due inquadrature. Facciamo così, ok. Colpi a vuoto, ragazzi. Sono i migliori colpi che possiamo sempre andare a dare. Ci ha contrattaccato non so come, va bene.
Dai. Allora ragazzi, io volevo andare un po' più in là, perché ovviamente non vi ho fatto vedere altro che la prima ala del backstage, diciamo. Perché dall'altra parte ci sono anche altre stanze che sono carine da vedere, sono un po'. Ma io faccio una cosa. Vediamo una sigla, ok. E andiamo dall'altra parte. Così, tanto per farvi vedere un qualcosa in più almeno. Questa volta andiamo qui vicino. E qua intanto c'è Denise, ma comunque non è una cosa che fa parte del nostro, della nostra storia che stiamo facendo adesso, ovviamente è un qualcosa che è casuale, chi troviamo in giro qui. Una cosa che ho notato molto è che in questo capitolo hanno migliorato molto l'intelligenza artificiale, perché negli altri capitoli i lottatori non prendevano, gli avversari anzi, non prendevano quasi mai le armi, non le utilizzavano quasi mai. Ok, allora recuperiamo un po' di stamina e andiamo con la mossa speciale, sembra se sia stato a fare. Ce l'ho fatta già. Andiamo anche con la mossa finale, sempre se riusciamo a farla, ci siamo riusciti. Ok. Adesso andiamo a prendere qualche arma, vediamo qui cosa c'è. Qua purtroppo sono tutte cose da lanciarci proprio lui, quindi l'unica cosa che possiamo prendere è questa, va bene. Non correre. Ok. C'è anche il... Ok, non so che attacco puoi fare, ma comunque... Cioè, non fa neanche male, va bene. Allora, io vorrei lanciarlo dove c'è quella macchinetta, ma comunque... anche no. Vorrei... Prendevo questa scala, me la fai prendere questa scala? No. Ok, la scala non ti piace. Okay. Ovviamente. Attenzione che lui ha una mossa finale, però non ci può contrattaccare niente al momento, perché non ha contrattacco appunto. Abbiamo vinto ragazzi, abbiamo vinto con la mossa speciale. Ragazzi, che dire, ci vediamo direttamente al match contro Bo Dallas. Vediamo se riusciamo a ottenere un match per il titolo intercontinentale. Ecco il match contro Bo Dallas. Come si poteva anche capire, ovviamente The Miz deve essere sempre in mezzo, perché ovviamente deve cercare di farci perdere, ovviamente. Cerchiamo di contrattare qualche cosa, di contrattaccare qualche cosa, perché ovviamente ce le stavamo prendendo tutte. L'unica cosa che vorrei cambiare in questo personaggio è la mossa finale. Vorrei sempre una mossa che sia o in velocità o in tuffo. Però deve essere sempre una mossa che io posso fare sempre da davanti. E quindi devo cercare una mossa
o metto una spear o metto, non so, un calcio direttamente in testa, quindi come quella di Shawn Michaels sulla Switch and Music, in buone parole, o qualcosa dal paletto. Potrei metterne anche due, perché so che se ne possono mettere due come mosse finali. Potrei fare una dal paletto e una dal davanti, diciamo. Intanto, come vedete, The Miz mi ha richiamato, non posso controllare il personaggio. Adesso sì. Sempre quello come obiettivo, al momento non abbiamo quello di vincere, ma sempre di portare la salute sul rosso. No, ehi, mi ha bloccato l'arbitro. Usciamo. E facciamo qualche mossa qui. Quella di portare la salute di Bodallas sul rosso e poi schienalo sul ring, quindi dobbiamo anche schienarlo dopo, anzi un po' cambiano questi obiettivi, almeno una cosa buona è questa. Avete visto un'inquadratura bruttissima, come si poteva anche vedere. Andiamo a schienarlo ovviamente, vediamo cosa schienato. Gli prende la gamba, ok, entra The Miz. Se The Miz fa qualcosa, ovviamente, quindi ha vinto Bo Dallas, perché così non ha fatto squalificare lui, certo. The Miz ha trovato il modo di aggirare le regole imposte da Kurt Angle, bisogna riconoscerglielo. Beh, questa non me l'aspettavo neanche io, dai. Ha vinto Bo Dallas, quindi noi al momento non avremo un match per il titolo degli Intercontinentale. Ragazzi, io direi che per questo episodio, vediamo se c'è qualcosa dopo. Vediamo se ci riporta direttamente allo spogliatoio o meno. Yet again, The Miz finds a loophole to avoid defending the title. Che fastidio, veramente frustrante. So what are you gonna do about it? Cos'è, I'd like to give you your title shot anyway, but unfortunately, I just got off the phone with Triple H. Vabbè, parlato con Triple H e ha detto che praticamente il match non può darlo, quindi non potremo combattere contro Triple H. Triple H can just overrule you like that? Unfortunately, when push comes to shove, he can't. And I'm not surprised that he did, given your history with him. All right, well, if Miz and Triple H are refusing to give me an opportunity, maybe I need to make my own. Opportunity? No. Type. I know a guy who can help me out. You do whatever you think you need to do. Allora, gli abbiamo detto che non so cosa vuoi fare. Stiamo chiamando qualcuno per... I need a favor. It's short notice, but you did such a good job making the title for BCW that I wanted to see if you could make me a custom title for me to use on Monday night. Allora, stiamo chiamando Cold per farmi creare. I promise to call you more often, not just when I need something. Per farci creare un titolo da portare a Raw. But one thing I do know is that my title will only be defended in. Ah, quindi noi stiamo andando a creare un titolo da portare a Raw che sarà difeso solo in alcuni tipi di match. Allora, il submission match e il ladder match no, ovviamente no, perché sono i due match che submission match lo odio completamente, perché non riesco a fare le sottomissioni e ogni volta che me le fanno a me le perdo tutte. Lo steel cage match so che l'hanno complicato molto, però non c'è tanta possibilità di utilizzare l'oggetto. Io vorrei sempre un no disqualification match. Thanks man, you're the best. Ok, quindi ci sta creando un titolo. Thanks. Che porteremo a Raw. Quindi vediamo cosa succederà adesso. Ecco qua. Qua c'è sempre Sasha Banks, Miz, The Miz. Ragazzi, direi che per questo episodio può essere tutto.
ci vediamo al prossimo, dove vedremo se possiamo portare sempre questo titolo nostro nuovo a Raw. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.